Cosa mandiamo a dire agli elettori? È solo un problema grillino? No, guarda, l'opposizione la facciamo in modo paritario, abbiamo gli stessi numeri dei grillini, tutto lo spicchio a sinistra, lo spicchio grillino si sono manifestati in aula e lo faranno anche nel voto segreto contro questa legge, quindi ci sono almeno due piazze, ieri ne abbiamo convocata una noi, oggi c'è la mobilitazione che prosegue dei 5 Stelle, però il punto vero è che è il PD, è il governo, Renzi, Berlusconi e Salvini, purtroppo con l'avallo di Gentiloni che ha accettato questa morte. Questo enorme papocchio. Esatto, grande, l'avrebbero detto a Cozzaglia, ma noi ci ribellavamo quando lo dicevano a noi, ma glielo facciamo notare ironicamente. Però questa scelta è una scelta ovviamente che aumenta la sfiducia, il rifiuto dei cittadini verso le istituzioni, perché sembra tutto un trucco e purtroppo lo è, non sembra soltanto. Quindi rischiamo di vedere aumentare in maniera tremenda il partito degli astenuti. Il partito degli astenuti, degli indignati, incazzati, perplessi a seconda del carattere delle persone e purtroppo, e questo invece è un tema su cui non sorridere, anche dello stato sociale. Abbiamo un grande problema di esclusione sociale che la politica dovrebbe, come dire, cercare di sciogliere, non di aumentare con l'astensionismo, no? Con qualcuno che si autoesclude anche dal punto di vista politico. Su questo dobbiamo impegnarci perché nei prossimi mesi sentiamo qualcosa di diverso anche nei valori elettorali. Ultima domanda, ma non stanno rischiando in realtà invece di regalare voti a voi, ai grillini? No, certo, sì, infatti, secondo me il calcolo sbagliato è che hanno fatto una legge per fare male agli altri, invece lo stanno facendo a se stessi. È la legge generale della stupidità di Cipolla che è sempre a legge su questo Parlamento. Grazie, ciao. Ciao.